È partito da Zacconi Channel e Porte TV in tutta Italia ormai, Stefano, ormai siamo diventati numero uno, altro che Rai e BBC. Siamo tutto il mondo. Ah, nel mondo. Certo. Vedi che il mondo non si è fermato mai un momento, come siamo tutto il mondo, ragazzi. Tutto il mondo. Vabbè, siamo partiti, ma questo tuo VIP show oramai sono anni consolidato, noi siamo a Folgaria, siamo nel Trentino. E devo dire, Stefano, sempre una grande organizzazione. Beh, bisogna migliorare ogni anno, perché sennò se rimaniamo fermi lì, cioè, bisogna sempre dare di più. Come diceva Tozzi. Fare poi adesso il loghettino, cioè non il loghettino perché già c'è, che lo vedete in sovraimpressione, ecco, appena apparso, ma la musichina Tacconi Channel la facciamo fare i gemelli diversi, i nostri miei amici gemelli diversi, Angelo De Luca e Bruno Milioni. È il problema con loro che c'è il problema di grand'angolo, nel senso se, allora, siccome c'è uno che ha la testa più alta dell'altro. Va bene, allora vai, proseguiamo questo. Ragazzi, io penso di non essere mai divertito come quest'anno al VIP show che si chiama Roberto Brunetti in arte al patate. Oh, buongiorno, L'ultima volta che ti ho visto, quanti ne hai ammazzati? 40. Devo dire, vabbè, un tuo... L'ho fatti tutti, guarda. Che un giornalista ha detto, oggi leggero dove adesso nel patata, perché sono troppe cose sulla banda della Magliana. Hai fatto... Tu firmi uno spettacolo in teatro, insomma. Più di questo, proprio, no? Posso. Io lo sapevo che andava a finire così, lo sapevo. Mannaggia. Di chi mi devo fidare? Dell'amici come te? Non succede più. Aiutami, no? Verito tutto fino all'ultima lira. Ormai lo sanno tutti quello che hai fatto. Te capisco, c'hai ragione. Però io e te al carcere avevamo diviso tutto. Eppure stavolta devo lo parlare. Perché avevo saputo chi aveva dato la roba a tuo fratello. E il sorcio gli aveva data. Se lo voglio faccio io il servizio. Abbracciami. Dammi un bacio, poi vattene a far cuore. Grazie, grazie. Fio della mignotta. Dice, patata, che ti dici? Paregli qualcosa di bello. Cioè, che gli dico? Come sai, come ti chiami? Come ti chiami? Brutto fio della mignotta. Ecco. Oscuriamo per favore, siamo una televisione seria. Noi ci avevamo il cuore grosso, mezzo giallo e mezzo rosso. Ciao Stacci, vostri. Allora, un saluto dal patata, Tacconi Channel e Porta TV. Ciao! Sempre più bella Carmen Di Pietro. Erano anni che non ci vedevamo in qualche spettacolo. È vero, ci siamo conosciuti che eravamo bambini. Piccoli, tutti biondi con gli occhi azzurri, poi siamo cresciuti e siamo diventati mori con gli occhi scuri. Diciamo adulti, adulti. Certo, adulti. Siamo adulti. Sempre più bella, Carmen, veramente. Veramente. Sempre più bella, sempre in forma. Il nostro meglio per mantenerci in forma. Per che squadra tifa, Carmen Di Pietro? Per nessuna. Ah, così accontenti tutti, di l'Italia è più bella. No, l'Italia, non ti importa niente l'Italia. Ma è giusto quando gioca l'Italia, però. Un bacio per tutti, aspetta. Ah, che bacio, che bacio. A tutti, ragazzi, però ha baciato me. Vai. Eravamo io, Monica Scattini, Roberto Baggio, Boninsegna e Gigi Riva. Thank you.
bella, brava, simpatica, secondo me una delle più brave attrici italiane, Monica Scattieri. Oh, lo sai, Monica, lo sai, ma non perché. Grazie. Ma che presentazione, ma che, ragazzi. Però perché veramente, poi devo dire che ogni ruolo che tu fai ti immedesimi talmente tanto che. Un saluto al nostro caro pubblico da Monica Salottini, come sempre in prima linea con le nostre telecamere d'assalto sul fronte della televisione varietà, cioè scusate, verità. Oggi ho fatto 100 km a piedi, sto cercando casa e ho girato mezza Roma a visitare appartamenti. Allora lei va via? Beh sì, dopo qualche giorno vivere in albergo diventa fastidioso, io poi sempre ci sono qui dentro, mi viene la claustrofobia. Cioè, sia quando fai la moglie simpatica con Boldi e con Mattioli, quando reciti invece in maniera più drammatica, io devo dire che lasci sempre qualcosa, e questo è importante, perché poi quando uno si medesima in un ruolo praticamente lo fa vivere al telespettatore, alla persona che è dall'altra parte, no? Io cerco di mettere sempre qualcosa di mio, quel che è giusto per il personaggio ovviamente, però cerco sempre insomma di partecipare in maniera insomma prima persona. Ma il film che ti è rimasto più dentro tra quelli che hai fatto fino adesso, diciamo, e di in veste impegnata e in veste diciamo più simpatica? Beh, sicuramente Parenti Serpenti, quello di Monicelli, insomma, è un film che mi è rimasto proprio dentro il cuore, lo rivedo ogni volta diverso da morire, non capisco perché poi lo danno sempre a Natale, è un film cattivissimo. Sì, però ammazzano i genitori. Fa bene, perché però, poi siccome Natale sono tutti più buoni, allora magari c'è una morale diversa. C'è un'ambientazione natalizia, no? Per cui però è curioso questo fatto che lo danno sempre a Natale. Ma io non vivo solo. Non vivi da solo? No. Sono 10 anni che coabito. Ma allora ci sono dei segreti fra di noi. Sono 10 anni che stai con una donna e non ci dici niente. Ma chi è? Che fa? Come si chiama? Si chiama Mario. E fa il vigilante. Oddio. Ma com'è successo, Alfredino, eh? Com'è che è venuta fuori questa tua diversità? Cosa vuoi che ti dica? A un certo momento mi sono accorto che mi piaceva il c***o. Alfredo, ti prego. Senti, scusa, Roberto, ma hai visto il sorcio in giro? Il sorcio si chiede. E come fa il sorriso? Vai. Quando la intervisterete, capite. Monica Scattini con noi, grazie Monica, sempre bella. Ciao, grazie.